Ok, raga, eccoci tornati ancora una volta su Ark Lost Island. Siamo su The Island in realtà, ma consideratelo comunque un episodio di Lost Island, raga, perché poi, una volta che avremo addomesticato il bagarozzone, lo trasferiremo col potere dell'obelisco su Lost Island, appunto. Allora, raga, una cosa veloce, per chi non dovesse sapere come si addomestica il rino coso, lo chiamo così perché non riesco a pronunciarlo, perdonatemi, la rinognatra, rinognata, una cosa del genere, il bagarozzone, ecco, lo chiamiamo bagarozzone. Allora, praticamente, raga, su The Island spawna, da quanto ho capito, almeno per adesso spawna solo su The Island, dove siamo adesso, e Lost Island, mi sembra di aver capito così. E in questa zona qui di The Island, a quanto pare, da quanto mi sono informato, stando alle informazioni, sono comunque, raga, creature molto rare, spawnano veramente di rado, un po' come il gigantosauro. Quindi anche se venite in questa zona e faticate a trovarli, cioè è normale. Io, raga, prima di avviare la registrazione sono dovuto venire qui e tanto che facevo un po' avanti e indietro per prendere le risorse. Ne è spawnata qualcuna e un paio le ho uccise, perché vi spiego, prima di proseguire con l'addomesticamento dovete ucciderne, io vi consiglio di ucciderne almeno 3 o 4, io ne ho uccise solo 2, perché vi droppano questo qua, il fermone, e ora vedrete che cosa dobbiamo fare. Una volta preso il fermone, raga, addomesticatevi un dinosauro con tanta tanta vita, nel mio caso il Diplodoco, che giustamente mi caga in faccia non appena lo evoco dalla criocapsula, ma vabbè. Ecco qua, gliel'ha livellato ulteriormente. Ok, dicevo, addomesticatevi un dinosauro, raga, con tanta tanta vita e eventualmente lo fate level upare e livellate ancora la vita. Sui 10-12.000 punti vita dovrebbe bastare, forse anche un cicinino di meno, ma vabbè. Perché poi, una volta che troveremo un altro bagarozzone, dovremo attirarlo verso il nostro dinosauro. Però, prima che il bagarozzone inizi ad attaccarlo, dovremo dargli da mangiare, appunto, mettendogli nell'inventario e facendogliele poi mangiare, premendo il tasto E, per contaminarlo, diciamo. Alla fine funziona un po' come la Reaper Queen su Aberration, solo che questo qua, invece di ingravidare il giocatore, ti va a ingravidare il dinosauro. Ora vedrete. Allora, vediamo un po', perché qua in zona ne erano spawnati tipo 3 o 4, dopo una lunga attesa, naturalmente. E un paio di livello basso, uno era di livello 6 addirittura, e un altro forse di livello 10, 12, vabbè, di livello schifo, sono quei due che ho abbattuto e da cui ho preso l'embrione, insomma. Allora, vediamo un po', ne avevo visti, ce ne dovrebbero essere forse ancora uno o due, non lo so. Ce n'era uno di livello 90, mi pare. Spero non sia despawnato. Ah, un altro consiglio che vi do, raga. Procuratevi queste risorse, procuratevi un po' di tutto, anche delle bevande curative. E tutti i tipi di carne, un po' di verdure, queste cose. Anche un po' di baccucce, ma le bacche, vabbè, ce le ha nell'inventario. Eccolo! Vediamo un po'. Livello 90 femmina. Buono, livello 90 già mi piace. Altrimenti ce n'era un altro, però non ho visto il livello. Scusate, perdo un attimo tempo a cercarlo, perché se poi è di livello 100, 120, 150, ma sarà difficile. Perché su The Island i livelli altissimi non spawnano quasi mai, essendo la mappa più semplice, diciamo. Però si sa mai, se è di livello un po' più alto, meglio. Ne avevo visto un altro qua in mezzo agli alberi prima, l'ho visto di sfuggita, ma non sono riuscito a inquadrarlo. Eccolo! Non riesco. Perché non me lo inquadra? È buggato. Ah, vediamo un po' dove è finito. Signore o signora, non lo so. Livello 100, porco cane, prendiamoci questa allora. No, no, vedete che ho fatto bene. Si attaccano qualsiasi cosa, eh. Venga, venga, mi segua, ok. L'Argentavis si prenderà un po' di botte, mi sa, perché non so se è abbastanza veloce. No, vabbè, insomma. No, no, è veloce questo qua, Aia, aia. Resisti, Argentavis, resisti. Ok, sì, fa male, fa tanto male. Ok, mi ha perso. Buono da una parte perché l'Argentavis è già a metà vita. Sono forti, fanno male, fanno male. Mangia qualcosina, ciccia, ripigliati un attimo perché sennò qua mi fai veramente una bruttissima fine. Tanto di carne siamo strapieni. Ok, refullata l'aquila, perfetto. Sì, ma una volta non era più veloce quest'aquila che avevo qua su The Island. Cioè, 117% di velocità, ma mi sembra che sia lenta come di base. Cioè, vabbè. Ok, buono, buono, buono. Poi l'aquila mi sa che dovrò rinchiuderla tipo dentro alla criocapsula perché sennò. Allora, attaccami un attimino il coso qua, il Paracer. Sì,
Schiaffati questa e pappatela, perfetto, e maniera quest'aura violacea, fucsia, quello che volete. Ok, buongiorno. Madonna, guardala, è forte, è molto forte. Ok, vieni qua, ciccio. O ciccia, sì, era femmina, ok. Ecco qua, e adesso lui inizierà ad attaccare. Ecco qua, il diplodoco, perfetto. Però adesso io devo sparare al bagarozzone, lasciarlo con pochissima vita e sperare che poi appunto lui faccia l'animazione dove va, diciamo, a infettare, a contaminare il diplodoco. Ok, perfetto. Sì, può lanciare quella specie di resina che immobilizza praticamente le pre. Baronne. Ok, è più che sufficiente. L'ho quasi one-shottato, nonostante l'abbia colpito dalla distanza. Cioè, sto fucile è veramente fucile a pompa ascendente. È OP. Ok, l'ha fatta, ha fatto l'animazione. Diciamo, ingravidato. Ok, incubato, ecco. Ok, allora metti via il fucile, non facciamo cacchiate. Allora, praticamente adesso, raga, vediamo un po'. Incubazione, tempo rimanente 4 minuti e. Adesso non so se riuscite a vederlo bene perché c'è la scritta del nome in mezzo. Avrei dovuto togliere la mod del nome, ma vabbè. E praticamente il diplodoco adesso avrà esigenze, no? Come quando facciamo l'imprinting con i cuccioli appena nati. Però non ho capito onestamente questa cosa se va ad influire poi sul livello dell'embrione quando nasce o se prende il livello del dinosauro. Questa è una cosa che non ho capito. Perché poi una volta che sarà nato, vuole una perla ne. Cioè, ma veramente la perla nera mi stai chiedendo? E non parlo della nave di Jack Sparrow. Tu vuoi la perla nera? Cioè, di tutte le cose che io ho preso in giro, ho droppato, tu la perla nera vuoi? Ma dimmi te, porca loca, la perla nera vuole rompimaroni. Cioè, l'unica cosa che non ho preso. Non so se ce le ho a casa. Mi pare di sì, perché avevamo addomesticato qualche creatura acquatica e quindi le avevamo sicuramente farmate. Però, porca loca. Ok, sì, ce le avevo per fortuna, non molte raga, cioè anzi pochissime, spero che non me ne chieda un quintale. Mannaggia te le perle nere, vi ho saltato tutta la parte raga dove andavo a casa a prenderle tutto perché sennò veramente. Ah, sacrebleu. Allora, dov'è? No, ce l'ho qua. Ok, sì, ma puoi evitare. Ah no, pensavo che stesse cacando, ok. No, dicevo, puoi evitare di cacare ogni volta che mi avvicino. Allora, toh, pigliati la perla nera. Adesso la prossima cosa mi chiedi, se mi chiedi il keyball, ti do un cefone, veramente. Mi viene un dubbio esistenziale, ma se la mangiassi io l'embrione? Ma funziona anche su di me? Ah, ovviamente la vita gli scenderà, raga, man mano che si forma l'embrione. Ok, perfetto, perfetto. È nata, ok. Oh, allora, aspetta, aspetta, devo fare. No, perché mi sono andata sopra la roccia, bastarda. Dai, che sfiga. Vieni qua, cretina. Ok, poi il vostro dinosauro, raga, quando scende a zero la vita, fa l'animazione come se svenisse, come se si addormentasse, ma in realtà schiatta. Poi esplode male. E tipo alien, appunto. Eccolo qua, buongiorno. Vuole passeggiare? Ok, perfetto. Allora seguimi. Aspetta, mettiamo il raggio. Raggio obiettivo. Distanza da seguire, fai minimo. Così almeno mi segui subito. Ecco, senza che mi devo allontanare di 3 milioni di chilometri prima che inizi a muoverti. Oh, ok, perfetto. Ammazza, ci hai messo un po' a farti partire l'imprinting, eh. Allora, vediamo un po'. 4%, sì, 4% a botta, vabbè. Not bad. Allora, vieni qua, piano, piano quando giri che mi voli di sotto. Piano, piano. Ok. Per adesso stai fermo lì. E da bravo Pierla mi resi conto solo alla fine che non avevo craftato la sella. L'ho sbloccata, ma non l'ho craftata. Tutta roba che ho a casa. Vabbè, non è un problema. Una volta che è diventata adulta, posso rinchiuderla nella criocapsula. Andiamo a casa con l'Argentavis. Crafto la sella. Gliela equipaggio. La portiamo qua. E ce la sbattiamo su Lost Island. Crocchette. Io lo sapevo. Lo sapevo che mi avresti chiesto le crocchette. Vaffancuore. Cioè, guarda quanta roba ho qua. Le crocchette. Ma ti do un pugno sul. Non dico sui denti perché non ce li hai. Ah, beh, perfetto. L'imprinting rimarrà al 4%. Che devo fare? Ah, quanto tempo manca? 39, vabbè, 40%. Vuole quella normale. Per quello normale mi sembra che le uova non devono essere fecondate per farlo. Facciamo una corsa a casa che ho le uova di dodo in frigo. Userò quelle sperando vadano bene. Ok, eccoci qua. Dove è finito? No, Titano Boa allora. No, aspetta, no, non mi dire che me l'ha fatto fuori il Titano Boa. No, mi incacchio.
Ah no, è là, ok. Mi stavo cacando sotto. No, perché se mi ci moriva per un titano, boh, veramente chiudevo tutto. Era la volta buona che disinstallavo, Aia! Mannaggia, ma cosa vuoi, libellula? Che quella lì è una libellula 100 volte più grossa di te. E guarda quanto se ne sta tranquilla, il rivale che vuole far la figa. E se la prossima volta che cosa mi chiederai? Un rene? Una fetta di colon? Cioè, porco cane, ho l'inventario dell'aquila pieno di zeppo di cose che mi puoi chiedere. Chiedimi una di quelle. Cioè, su 50 cose che ho craftato, mi vai a chiedere la 51esima, tu, la crocchetta. Oh, il diplodoco uguale, con la perla nera. Tanta pazienza. Ok, vediamo adesso cosa vuole. Oh, una gialbacca. La gialbacca giallo mi sta. Vabbè, basta fare così. Ecco qua, già recuperata. Ok, adesso vuole del pesce cotto. Bravo, vedi che se vuoi che ti impegni, mi sai chiedere le cose giuste. Cioè, ho di tutto qua, porco cane. Ok, oh, sta tornando la mamma là, laggiù. Ti puoi dare una mossa? Ah, è di livello 34. Un po' bassino, eh. Boh, non lo so, su sta cosa del livello mi dovrò informare. Oh, le coccole, bravo. Vabbè, ma tanto poi lo facciamo levellare. Cioè, poi con l'imprinting, appunto, 22% già non è male. Con l'imprinting alto poi riceve un boost alle statistiche, quindi anche se è di livello bassino, se andiamo avanti così riusciamo a potenziarlo a sufficienza. Da quanto ho letto non si possono far accoppiare tra di loro, quindi fare la coppia serve praticamente a niente. Te stai lontano perché ti ho visto che mi stai puntando. Ok, quella è la madre biologica del piccolo qua, tecnicamente. Posso capire se si sta triggerando. 3, 2, 1. Cos'è successo? Che era? Perché ho fatto un salto? Ah, sei stato tu con la zampina. Mi hai fatto prendere un colpo. Ok, passeggiatina. Oh, comunque ogni volta che sto tamando facendo cose c'è sempre brutto tempo, cala il bujume, eh. Cioè, oramai. Cioè, nei miei video non si riesce mai a vedere niente praticamente nei miei video di Ark. Perché le condizioni sono sempre queste. Ecco, schermo grigio, via. O schermo nero. Perché o cala la notte o c'è la nebbia. Grazie, Ark. Sei sempre molto collaborativo, grazie. No, davvero, eh. Ok, vuole le coccoline, perfetto. Oh, siamo già al 30% di imprinting, non è male, siamo più della metà, oramai siamo al 70% di maturazione del cucciolo. Sì, non so se una creatura del genere, raga, esiste o sia mai esistita veramente in epoche preistoriche o se è inventata dagli sviluppatori di Ark. Ad ogni modo, a me piace molto. Sembra quasi una specie di ibrido fra una locusta, una libellula e una mantide. Oh, grazie Ark, che fai uscire un po' di sole, bel tempo, grazie, grazie mille. Riusciamo a vedere qualcosa finalmente, più o meno. Vediamo un po', dica crocchetta di base. Ah, io odio le crocchette. Non sono queste, però questa è quella normale. Vediamo. Quella di base come cacchio si faceva, scusate. Ah no, va bene, crocchetta normale. Ah, ok, boh. Sì, ma prima mi chiedeva crocchetta normale, non mi chiedeva crocchetta di base. Sono la stessa cosa allora. Non lo so, io le crocchette Kibo non le ho mai usate, raga, per addomesticare. Io mi ricordo che all'inizio, nelle primissime versioni di Ark, c'era un solo tipo di Kibble. Quello era quello usavi. Poi hanno fatto le varie varianti. Ce ne sono 400 diversi adesso. Si capisce niente. Allora, vuole essere nutrito a mano con. Che cos'è? Non riesco a leggere bene. Scusa, il pesce cotto pregiato. Sì, ce l'ho, bravo. Ah, raga, se sapete dirmi questa cosa del livello, perché il Diplodoco era di livello 100 e qualcosa. Il bagarozzone che ha contaminato il diplodoco era di livello 90, ma il cucciolo è uscito di livello 34. Se qualcuno di voi ha capito, sa come funziona sta cosa del livello, me la può spiegare per favore. Ok, 90%, vediamo un po'. Sì, al 50% riusciamo a portarlo, perfetto. 50-51. La crocchetta semplice, ok, ne ho ancora una. Ciccio, poi basta crocchette però, porco cane, mi stai chiedendo solo quelle. Ciapachi. Ok, vediamo un po'. 52%, mi ritengo soddisfatto. Ah, tra l'altro ho visto che pian pianino, lamentandomi, fra virgolette, lamentandomi un po', ho visto che state andando a vedere anche Diablo, che state dando un minimo di sostegno. Se riusciamo a fare un centinaio di visual, almeno su quel primo video, sono contento, Andate avanti così, quindi andate lì a dare una sbirciatina, lasciate un like. Ok, sì, direi che ci siamo. Siamo arrivati al, beh, quasi 60%, sputaci sopra. Mica male. E Ale, adulto.
Perfetto. Oh là. Allora, ti rinchiudo nella criocapsula. Ma dopo per poco non cliccavo qua, mi mangiavo l'affare. Devo stare attentissimo. Non ho idea di cosa succede se me la mangio io, eh. Non lo voglio sapere, onestamente. Ok, oh, quanto tempo, raga, è passato dall'ultima volta che siamo stati qua. Madò, i ricordi, i ricordi. Ok. Oh, Angustio! Angustio! Ma quanto tempo, Angustio? Ma ciao! Sì, Angustio, è tipo 1 anno e mezzo, forse anche 2, che stai dormendo su quel pavimento. Non ti sei rotti i maroni? Esci dal letargo, e dai, Non lo so io. No, non fa mai niente quest'uomo ed è sempre stanco. Oh, ma non lo so io, ma con chi ho a che fare? Certa gente proprio. Non lo so, non ci sono parole. Vai qua, già mi hai levelappato, vai di vita, ciccia. Metti la sellina. E Ale. Oh, guarda quanto sei bello. Quanto sei grande. Ma è grande quanto il T-Rex effettivamente. Ah, noto con immenso piacere che qua hanno messo anche la schedina con i comandi. Allora, vediamo un po' con il tasto centrale del mouse. Grabba, dovrebbe grabbare. Sì, guardala. No, vabbè, ma cioè, ragazzi, stiamo andando veramente in giro con un boia di T-Rex. E mi piace che il T-Rex fa così con le gambine, come dire, yeah, sto volando. Cioè, raga, è di una comodità incredibile. Cioè, perché se troviamo un T-Rex di livello alto, lontano dalla base, finalmente, e sottolineo finalmente, abbiamo la possibilità di portarcelo appresso. Ok, così dovrebbe rilasciarlo, ok. Il gigantosauro non penso che lo grapperà, eh. Eh no, infatti, ok, troppo grosso anche per lui. Vabbè, ci sta, ci sta. Ok, ah, ok, poi il resto con le armature, l'armatura e i proiettili di resina. Vediamo allora. Ah, così cambia la modalità per sparare. Vedete gli indicatori in basso a sinistra e il secondo che cambia? Ok, questo sarà tipo il proiettile, questo deve essere quello che immobilizza e questo forse è quello tipo a bomba, quello che fa danno ad area. Ok, e l'altro indicatore di fianco invece sta a indicare quanta la quantità di resina che ha convertito, la resina degli alberi che ha convertito in resina sua. Praticamente sarebbero le munizioni, quindi. Come sarebbe insulto con la C? No, con la C mentre sono in volo scendo e con la X salgo, ok, quindi anche queste funzionalità qua di volo. Sto notando che la stamina però scende, che è una meraviglia, eh. Ah, c'è un T-Rex della mod, salve. Allora, aspetta. Riposa un pochino. Sì, come tutti gli animali di grossa stazza, comunque ha la stamina molto ridotta, eh. 437 solo di stamina, è un po' bassino. Salve, signor T-Rex, mi scusi. Ecco qua, perfetto. Sì, potreste lasciarmi andare voi altri, grazie, molto gentili. Ah, non può attaccare mentre grabba però. Pensavo di sì, onestamente. Ok, questa cosa mi ha deluso un po'. Stai calmo. Madonna, fa male però, eh. Porca vacca, 6 danni li fa. Ok, col bronto come ti comporti? Vabbè che di livello qua. Sì, no, vabbè, fa male, raga. I danni sono alti. Per essere un livello 36 fa male. Porca vacca. Guarda che roba. E beh, complimentoni. Ma io te li aumento ancora, guarda, e ti aumento la vita naturalmente, butta via quello che non ci serve. Per adesso non ci serve praticamente niente di sta roba. Ok, raga, prova a fare un salto veloce alla foresta di Redwood perché voglio vedere se riesco a rimediare un po' di resina. Perché così almeno trasferiamo anche quella insieme al bagarozzone. Allora, riposati. Io mi ricordo che avevo messo qua in giro, in uno di questi alberi, avevo messo la piattaforma. Ah, eccola là, la piattaforma, ok, manco a dirlo. Eccola là, lassù. Con quella specie di cannetta, diciamo, che estrae la linfa dall'albero, la resina. Eccola qua. È una vita che è qua, vediamo quanta ce n'è adesso. Mo' è vuota, mo' rido. Mi fa accedere? E infatti è vuota, immaginavo. Perché è vuota? Si è buggata? Mi sa, raga, che si è buggata perché è qui da una vita. Ah, e tra un aggiornamento e l'altro sicuramente qualcosa si è sballato. Vabbè, facciamo una cosa. Allora, intanto io questa posso portarla comunque all'obelisco. La porto all'obelisco così vi faccio anche vedere un po' come funziona, che è una cosa che non vi ho mai mostrato, mi sembra. Perché c'è gente ancora oggi che me lo chiede, che mi dice, ma Soli, ma come funzionano? Perché io non lo so, non sono pratico. E non ve l'ho mai mostrato, onestamente. Evitiamo di andare nella zona innevata, però, perché sennò ci muoio male. Ok, eccoci qua, perfetto. E Ale, buongiorno. Signore Iguanodonte, scusi, si può togliere dei maroni, grazie, molto gentile. Ok, dicevo, allora, dobbiamo praticamente metterlo. Ma, mi hai fatto un uovo?
Ah no, uovo di Guanodonte, ok. Pensavo fosse il suo, l'ho visto proprio sotto, ok. Allora, dovete parcheggiarlo qua all'interno dell'arena dell'obelisco, diciamo. Accedere all'obelisco, per l'appunto. Poi si va su creature, vedete che vi compare il nome della creatura in questione, la selezionate, andate qua sulla zampa carica creatura, accetta. E adesso lui è dentro all'obelisco praticamente. Infatti se esco non c'è più. Vedete, è rimasto l'inventario, ma vabbè, è normale. Quindi prendiamo la sellina, prendiamo la sua roba. E voi direte, questa roba come la trasferisci? Semplicemente andiamo su dati di Ark. E 1, e 2, e 3. E sapete che vi dico, facciamo anche 4, che una criocapsula di là, su Lost Island, mi fa comodo, lol. Ma ragazzi, scusate, ma a sto punto, ci semplifichiamo un pochino la vita. Ma ce la vogliamo semplificare? Ecco, senza usare troppo, però non mi vado a mettere anche le armi ascendenti e tutto, se no è troppo. Però almeno siamo un pochino avvantaggiati per quando dovremmo fare le munizioni. E adesso, ragazzi, questa roba la lasciamo qua dentro all'obelisco. E una volta che saremo su Lost Island, andiamo all'obelisco, lì su Lost Island, accediamo all'inventario e possiamo prelevare tutto. Ve lo farò vedere nel prossimo episodio, ok? Così almeno poi testiamo per bene anche le altre capacità dell'arino cosa, del bagarozzone. Allora, raga, detto questo, quindi io vi saluto. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi al canale. Andate a sostenere anche la serie di Diablo, mi raccomando. E noi ci vediamo, raga, nel prossimo video. Bye bye!